Parole in movimento, ecco, stamattina a Portici, precisamente presso la libreria Libridine con Diego, uno dei titolari. E siamo qui per fare un'intervista, come si può vedere, insomma un po' particolare, perché in questa libreria c'è stato, cioè c'è ancora, un manoscritto, diciamo sì, elaborato da quello che fino a poco tempo fa è stato definito l'anonimo porticese. Noi sappiamo adesso, infatti possiamo far vedere i piedini dell'autore, che quest'anonimo è un'anonima, però non possiamo aggiungere altro. Siamo qui, Diego, cioè, raccontaci un po', introduci questa avventura, che poi dopo chiariremo e approfondiremo con l'autrice di questo scritto Sì, particolare. l'avventura è partita da un'iniziativa non nostra, ma di anonima. La libreria si è fatta solo promotrice di qualcosa che ci sembrava davvero molto carino, perché incontrare qualcuno che scrive per il piacere di scrivere, non per portare la sua immagine di fronte alle persone e che vuole essere giudicata solo per quello che scrive, è veramente qualcosa di raro. Lodevole Sì, anche. anche di lodevole. L'iniziativa è partita sui gruppi dedicati alla città di Portici, dove Anonima ha iniziato a pubblicare capitoli di questo giallo ambientato nella città di Portici, cosa già difficile, però ha ripreso, diciamo, anche una tendenza di inizio Novecento, dove diversi libri sono stati ambientati a Portici, anche diversi gialli. L'iniziativa ha avuto un grande successo tra il pubblico di internet, e quindi ha carpito anche la nostra attenzione. Ci siamo voluti fare promotori di questa iniziativa e abbiamo offerto uno spazio. Una postazione di lettura a chi volesse leggere il libro sul cartaceo, che ci veniva consegnato settimana dopo settimana. Ci sono state diverse persone che sono venute qui, ma molti l'hanno letto tramite social. E c'è stata anche una grande richiesta di quando sarebbe stato stampato il libro, se venisse stampato. Per ora il libro Anonimo. resterà anonimo, fino a che la nostra anonima non deciderà Certo. di pubblicarlo, o comunque di pubblicare altre cose in forma cartacea. E anche oggi siamo contenti di ospitare questa intervista così particolare. Assolutamente. Penso che sia stato anche molto bello vedere i lettori venire in libreria e avere una postazione dove poter leggere di volta in volta quello che l'anonima aveva aggiunto a questa storia, a questo giallo. Quindi credo che sia stato davvero, diciamo, il piacere della lettura. Possiamo veramente dire questa volta. Sì, quello che mi va di sottolineare è la mancanza di qualsiasi scopo di lucro in questa iniziativa, sia per chi ha scritto, sia per noi. E questo, diciamo, ci dà un po' il senso di quello che è anche il significato di una libreria, di una libreria indipendente, che cerca di farsi promotrice di iniziative culturali, simpatiche, al di là di quello che può essere il guadagno commerciale. Assolutamente, e voi siete una libreria che dimostra, ha sempre dimostrato di avere proprio l'amore, la passione per la lettura, la scrittura, i libri. E allora adesso passiamo alla nostra anonima. Noi abbiamo questa barriera, questo telo rosso che ci separa da lei, ma io vorrei, giustamente perché sono curiosa, è il mio lavoro, un po' capire come è nata da parte dell'autrice questa idea. Il libro, il racconto, diciamo così, si intitola Il rumore delle acque. Possiamo dire scritto da Anonima Porticese. Come è nata questa idea? Allora, prima di tutto buongiorno a tutti. L'idea nasce da sempre, nel senso che mi piace scrivere da sempre, però l'intenzione era proprio di creare qualcosa nella mia città, perché spesso mi viene detto che chi scrive dei luoghi che conosce scrive meglio.
E in effetti ho capito che è così, perché spesso mi è capitato di scrivere racconti in luoghi che non conoscevo perfettamente e quindi magari risultava difficile poi dare un'ambientazione alla storia. Invece in questo modo sono dei luoghi che conosco perfettamente perché vivo qui ed è stato molto più semplice raccontare, scrivere questo romanzo. E ho pensato di condividerlo con le persone che qui vivono e che quindi avrebbero potuto o apprezzarlo, magari no, però comunque ritrovarsi in qualcosa. E l'ho pubblicato tramite Facebook sui gruppi, dei gruppi della nostra città che permettevano la pubblicazione in anonimato, perché la mia intenzione era quella di far conoscere ciò che scrivevo senza che qualcuno, perché poi bene o male a Porti ci si conosce. Certo. E invece di far sapere chi fossi, volevo far conoscere quello che scrivevo, come scrivevo. Hai scelto, quindi ascoltandoti parlare, comprendo che non è la prima volta che scrivi, quindi comunque sicuramente è una tua passione. Ti chiedo quindi, ci sono in giro altri tuoi scritti o questo invece è il primo proprio in assoluto che tu rendi pubblico, seppure in un modo molto particolare? No, in realtà ci sono, sì, ci sono online, sempre in forma online, però questa volta c'è l'autore si conosce, Va però bene, ancora e allora non andremo a fare una sorta di indagine perché dobbiamo svelare con tutta calma questo mistero. Hai optato per un genere, almeno a me personalmente piace molto, ma che incontra il gusto del pubblico da diversi anni, che è quello del giallo. Perché? È un genere nel quale ti senti più a tuo agio, oppure è stata proprio una scelta legata a questa storia? Quindi hai pensato di ambientare un giallo nella tua Portici? i gialli li ho sempre amati e li vedevo fin da bambina, anche se per esempio il Tenente Sheridan, cioè sono Sì. cose che mi hanno sempre orientata verso il giallo e pian piano questa mia passione mi ha portato, perché ho sempre amato scrivere, ho unito le due cose. Ho provato anche a scrivere altri generi, ma non mi ci rivedo, non mi piacciono, non riesco proprio a immedesimarmi nei personaggi e preferisco di gran lunga il giallo, Che tra assolutamente. l'altro è un genere complesso perché deve assolutamente rispondere a regole precise per fare in modo che poi il cerchio, no, quadri, quindi oggettivamente è un genere, insomma, non facile, non per tutti, almeno come scrittori, come lettori assolutamente per tutti, perché almeno dal mio punto di vista c'è sempre quell'aspetto psicologico intorno alla storia che poi viene fuori dei vari personaggi. Parliamo un po' proprio della storia, il rumore delle acque. C'è Elena. Elena è una donna, una giovane donna, che insomma ha vissuto una storia particolare. E che un po' ha raffreddato, per così dire, tutti i suoi sentimenti. Perché hai scelto come protagonista una donna e una donna soprattutto con una difficoltà, insomma, emotiva, una necessità anche di ricostruirsi da un certo punto di vista. Perché le donne troppo semplici non mi piacciono, non riesco proprio a capirle, non riuscirei a parlare di una donna semplice, una donna con una vita troppo facile, un po' perché chiaramente ognuno mette parte di se stessa all'interno dei propri personaggi, però anche perché mi piace proprio che sia un personaggio complicato e che forse nemmeno io che l'ho creata riesco a capirla perfettamente. Mi appassiona la sua vita, mi appassiona il fatto che abbia sofferto, che abbia, senza svelare insomma quello che è la mia, però Assolutamente. comunque che la sua vita sia un po' mescolata tra fantasia, realtà, è un po' la vita di tutti, credo che la nostra mente sia molto contorta e complessa e quindi in parte ho cercato di raccontarla e di spiegarla, ma non credo di esserci riuscita alla perfezione. Ci sono tanti personaggi che ruotano intorno ad Elena.
come li hai costruiti? Cioè, è partito da Elena e poi man mano che la storia si andava dipanando, hai introdotto figure che poi presentano loro stesse delle caratteristiche psicologiche piuttosto nette, insomma, piuttosto forti, oppure già le avevi immaginate precedentemente, cioè già avevi immaginato una storia corale che richiedeva volta a volta di essere poi, insomma, raccontata in capitoli, diciamo così. Guarda, io parto mi viene in mente la prima scena di un libro, perché io la vedo, perché io più che scrivere un libro mi piace proprio vederlo nella mia mente, quasi come se scrivessi più una sceneggiatura che un libro, e mi piace partire da questo. Poi tutto il resto viene di volta in volta, infatti io ho scritto questo libro di volta in volta, cioè io non lo avevo già scritto. Ho scritto e pubblicato contemporaneamente ed è una cosa che faccio spesso perché neanche io all'inizio sapevo come sarebbe finito il libro ed mi piace tanto condividere quello che scrivo pian piano. Quindi è tutto nato uno dopo l'altro, i personaggi, tutto. Io sapevo solo di Elena, com'era lei, però la sua storia io non la conosco, quando ho cominciato a scriverla non la conoscevo. L'ho conosciuta piano piano, pagina dopo pagina, come la mia mente mi diceva in quel momento scrivi questo, scrivi quello, ed è cambiata nel corso della storia, perché magari durante io avevo anche un altro finale, avevo anche un'altra storia da raccontare, però poi mi lascio trascinare da ciò che mi viene in mente di volta in volta e cambio in corso d'opera, quindi non ho scaletta, non ho nulla, forse sbagliando, perché per carità sono dei metodi giusti, No, però vabbè. non mi piace avere una scaletta, non riesco ad averla. Diciamo Io vivo la storia e come vorrei che continuasse. che credo che almeno dal mio punto di vista non ci sia poi una metodica precisa. La scrittura è anche una forma di così per poter far uscire quello che noi abbiamo dentro. Quindi, secondo me, ascoltandoti mi viene da fare questa riflessione. È come se in un certo qual modo uno può immaginarsi, no, un finale, un percorso, però poi nel giorno in cui scrive c'è qualcosa che non si conosce, non si ha neanche libero accesso a quello che è dentro di noi, che poi nella scrittura, man mano una storia si sta articolando, contribuisce, cioè si mescola a quello che è il percorso del personaggio e in un po' ci siamo anche noi, insomma, trovo che sia il potere della scrittura, anche il potere poi di far, come dire, sentire proprio dentro anche il lettore. Io, avendo letto la storia, mi sono appassionata e di volta in volta sentivo che Elena non era solo Elena nella pagina, ma è come se la sentissi vicina. E c'è un altro aspetto, la scelta, lo diciamo prima, di ambientarlo proprio in un posto che tu conosci bene perché ci vivi. E mi ha colpito molto quando tu all'inizio hai detto, ho provato, cioè ho sempre scritto, ma scrivere di un posto che si conosce bene mi ha dato, diciamo così, delle soddisfazioni o comunque una facilità di approccio molto precisa. Io invece pensavo il contrario, quindi mi ha molto colpito. Perché ti sei, come dire, hai trovato più facilità, ti sei riuscita a muovere meglio, l'ambiente più familiare ti ha consentito di immaginare meglio determinate cose? In che senso? Spiegacelo un po' più approfonditamente questo passaggio. Allora, nel senso che io in quello, mentre scrivevo mi sentivo lei e quindi attraversavo il suo percorso, il percorso dei personaggi, cioè io la vivevo. Quindi nel momento in cui mi trovavo in luoghi che conoscevo, riuscivo anche ad esporre meglio le sue sensazioni, i suoi stati d'animo. Per me è stato appassionante perché vedere la mia città da un punto di vista diverso, anche perché Portici in generale non è che non abbia i suoi problemi, non ha lati negativi, però nella maggior parte dei casi pensarla come scenario di un giallo, comunque di una serie di eventi di questo tipo, non viene, non è il primo pensiero guardando Portici. Quindi mi piaceva proprio quello, dare una visione diversa della mia città. Però è bellissimo poter poi percorrere
le strade insieme alla protagonista, vivere ogni piccolo dettaglio, quel dettaglio che io ho vissuto in prima persona. Per esempio, parlo molto del Granatello perché io adoro il Granatello, mi piace, e in questo mi sono rivista nella protagonista, che è parte, purtroppo lei anche per motivi negativi, però è legata a quel luogo, e vedo quanto effettivamente sia bello, quanto possa essere bella la mia città, quanto possa essere valorizzata, anche descritta sempre di più, perché è una città che merita, che è scenario di tante cose, di tanti eventi, quindi. Mi trovo d'accordo con te, io non sono porticese, però ultimamente per motivi professionali sempre più spesso mi è capitato di frequentarla e devo dire che hai ragione, già il fatto di essere una città di appena 4 km, no, di cui uno è impegnato dal bosco, diciamo così, della reggia, è una città che si sviluppa in verticale, quindi c'è il mare e poi c'è questa salita, quindi ci sono tanti luoghi, tante, diciamo sì, strade parallele che possono essere scoperte e che rappresentano un po' la stratificazione di quella che può essere una società, quello che può essere un gusto, un gruppo. Quindi, e poi c'è, come dicevi tu, il Granatello, che effettivamente è proprio questo sbocco a mare che ti lancia, no? Un po' verso Napoli, verso il mare, verso le isole, insomma, c'è questo spostamento in avanti. Vorrei farti un'altra domanda. La scelta di non, cioè di scegliere l'anonimato, no? Mi è parso anche una provocazione, correggimi se sbaglio, giusta, nel senso che oggi noi abbiamo tanta produzione letteraria che è proprio regolata, no? Dall'immagine dell'autore. Veicolata, oserei dire, cioè personaggi che non sono scrittori di professione che decidono di scrivere, fanno anche, cioè compongono anche dei bei lavori, non voglio generalizzare, ma sicuramente hanno questa facilità poi di giungere al lettore perché godono di una notorietà che può essere legata al fatto di essere già conosciuti per altre attività che fanno pubblico, perché operano nel mondo dello spettacolo. In te la volontà di scegliere questa formula, essendo un'appassionata, ho capito, sia di lettura che di scrittura, nasce dalla volontà proprio di focalizzare l'attenzione dei lettori solo ed esclusivamente sulla storia, sulle parole, sulla scrittura, proprio perché vuoi un attimo, come dire, manifestare tra virgolette il tuo dissenso che poi ciascuno di noi può avere nei confronti di questo sistema editoriale che tende a volte a favorire, no? Almeno temporalmente, scrittori che non nascono come scrittori, pur avendo a volte delle cose interessanti da dire e facendolo anche bene. Ho visto troppo, ho voluto dare No, una. assolutamente, anzi sì, c'è questo, perché è vero che quello si dà più importanza, ma anche io parlo da lettrice. Se un autore o un'autrice mi piace, scelgo quel libro in virtù, il libro seguente, continuo a seguire un'autrice, un autore, senza poi dare vero e proprio valore a quello che vado a leggere, perché io so che è uscito il nuovo libro di questa persona. Io vado a comprarlo a scatola chiusa perché mi interessa quella persona come scrive. Invece, partendo dal libro per una volta, non dall'autore, dall'autrice, potrebbe essere chiunque, nel senso famosa, non famosa, cioè quello che volevo dare io, far capire, era semplicemente che un libro può piacere o non piacere, però indipendentemente da chi lo ha scritto. Perché tante persone a volte leggono i post o comunque ciò che scrive una persona esclusivamente perché, ecco, mi attrae quella persona, perché la sua foto mi attrae o perché mi incuriosisce. Da anonima io non posso attrarre una persona esclusivamente per quello che ho scritto. Posso anche non piacere a quella persona per quello che ho scritto, però almeno il loro giudizio si basa solo su quello che ho scritto e non su di me, perché non era quella la mia intenzione. Non voglio far vedere. Per ora, perché non posso parlare al Cioè, non futuro, possiamo però prevedere le tue per il decisioni. momento almeno la mia entrata in questo mondo, il mio mettere un piede in questo mondo, comunque non volevo farlo senza condizionamenti esterni. Anche se poi, se uno ci riflette, hai dovuto immaginare
una modalità che ti desse sì la possibilità di realizzare questo tuo obiettivo, ma nello stesso tempo creasse un'attenzione che poi indubbiamente si è spostata sul libro e sulla storia, su come era scritto. Però è molto interessante, insomma, tutto ciò. Noi stiamo dando degli spunti di riflessione per chi ci seguirà. Torniamo un attimo ai posti, no? Alla città di Portici. Cosa hai scoperto? Una domanda che mi capita di fare spesso da alcuni autori, di Portici attraverso la scrittura, che non avevi ben focalizzato o che addirittura non avevi proprio notato. Ma Se c'è quanto può qualcosa. essere, sì, ma quanto può essere magica, bella, non lo so, ecco, finché non, se ne, non, ne ho scri non ho scritto di lei, comunque ci vivo, basta, non ci ho mai pensato più di tanto. Però nello scriverne, comunque nel dettaglio, nel ritrovare alcuni particolari, ecco, mi ha aiutato a riscoprirla sempre di più, a trovare nuovi elementi, nuove cose che magari passano inosservate a chi vive qui, chi ormai ci vive da sempre, quindi Non ci fa caso, sì, diciamo ci fa così. più Ti caso. aspettavi di suscitare così tanto interesse e pensi che sei riuscita a raggiungere l'obiettivo, cioè il rimando, no, che hai avuto indirettamente? Sei soddisfatta? Nella mia vita in generale io non mi definisco mai soddisfatta perché al 100% perché altrimenti non avrei la voglia di migliorare sempre di più in ogni campo. Quindi diciamo che al 50% mi sento soddisfatta perché sono riuscita ad arrivare a un buon numero di persone. Chiaramente no, ecco perché uno può basarsi sui mi piace, su questo, ma non vuol dire quello perché ci sono tante persone, me compresa, che legge tante cose che magari mi piace leggerle e non metto il mi piace, non metto il. E magari sono molte di più le persone che ho raggiunto che penso di aver raggiunto, ma non lo vedo poi in termini Confermo, pratici. confermo, confermo, se è vero, molte persone vedono, ma anche apprezzando, non No, sempre, ma non vorrei proprio. comunicano. Soprattutto questo devo dire quando la persona non la conosci, cioè puoi anche apprezzarne l'opera, diciamo così, o quello che sta facendo, quello che sta dicendo, però non la conosci direttamente, quindi dici, vabbè, non è necessario. È un po' un meccanismo psicologico e anche questo sarebbe molto interessante da approfondire. Cosa stai scrivendo? O meglio, stai scrivendo già qualche altra cosa? Io penso che già di conoscere la risposta perché ami molto scrivere, quindi presumo poi che tu già sia alle prese con qualche altra storia, o mi sbaglio? Sì, infatti sto di nuovo scrivendo sempre attraverso i gruppi un insieme di racconti. Diciamo che è un libro formato da tre episodi, chiamiamoli così. C'è sempre una protagonista di nome Elena, però non è la stessa. Diciamo che mi piace molto questo nome, se capito, mi Sì, è un piace nome tanto. anche importante Sì, se mi guardiamo piace, indietro nella continua, storia. infatti. Che in questo caso è un'investigatrice privata, quindi ci sono tre casi da risolvere, sempre ambientati in questa città, nella mia città. E li sto sempre scrivendo ogni giorno attraverso Facebook. E vorrei farti un'ultima domanda, sempre sul giallo. Cosa secondo te? Tu prima hai detto è un genere nel quale mi sento a mio agio, riesco a esprimermi al meglio e a raccontare anche i personaggi e le storie in un modo che mi appartiene. Ma cosa quando leggi un giallo, perché ti piace? Perché ti appassiona? E cosa pensi anche dei gialli? Adesso stiamo andando un po' verso il noir, il crime, quindi questa efferatezza. Invece nel tuo, posso dirlo, tanto non spoileriamo niente, è vero che c'è un omicidio, ma in quale giallo non c'è? Nella maggioranza sì, ma non ci sono scene di sangue, oppure aggressive, diciamo, da un punto di vista fisico. C'è tutta una costruzione mentale, insomma, si porta il lettore in meandri completamente differenti. Quindi, cosa ti piace come lettrice del giallo?
E cosa pensi di questa declinazione che negli ultimi anni stiamo vedendo soprattutto in televisione, no? Nei film, con questo un po' storie sempre uguali a se stesse, dove c'è un aspetto, comunque una componente anche truculenta, se così possiamo dire, molto definita, molto forte. Allora, guarda, io nei miei libri mi sono imposta due regole: non usare parolacce, non usare violenza e nemmeno scene amorose, non mi interessa perché parlo da lettrice, io voglio leggere la storia, non mi riguarda il resto, non voglio dare esempi negativi. È vero che nella realtà magari qualcuno potrà dire, ma è poco realistico perché che una persona non dica parolacce nella vita, ma non c'è bisogno di leggerle in un libro, non credo che sia essenziale. Io penso che i libri debbano raccontare delle storie e debbano anche migliorare le persone, non peggiorarle. Inoltre il giallo, mi piace il romanzo giallo psicologico, però il thriller psicologico mi è sempre piaciuto proprio perché in prima persona io non amo la violenza, non mi piace nemmeno vederla nei film né quando guardo serie TV, cioè la odio proprio a prescindere. E non, figurati se poi mi metto a scrivere scene del genere, no. Però mi piace sempre entrare nei meandri proprio della mente umana, perché partendo dalla mia, ma credo la mente di ognuno di noi sia molto contorta, e cercare di trovare una minima risoluzione a problemi, a misteri, a me appassiona tanto. Infatti nel mio modo di scrivere io prediligo parlare di segreti, di misteri da svelare, ma non di la morte. È stato in questo caso l'omicidio, insomma la narrazione, il filo conduttore della storia, però non è sempre presente nei miei scritti, non si parte sempre da omicidio, a volte basta anche un mistero, qualcosa da risolvere, un segreto da nascondere, un segreto da confessare. A me appassiona questo. Mi piace tantissimo il mistero nella sua visione più semplice, ma anche difficile da spiegare. Complessa, Sì, assolutamente. però la violenza, le scene cruente, io non le sopporto, non mi piacciono, non credo che siano essenziali per la bellezza di un libro, di un film in generale. Anonima Porticese, per oggi ci lasciamo qui, ma Parole in Movimento continuerà a seguirti. Ricordiamo che il tuo libro è Il rumore delle acque è presente ancora presso la libreria Libridine di Portici, ma sei attiva, per così dire, con questo scritto, ma nello stesso tempo con nuove scritture su Facebook. Ma spiegami una cosa, sui gruppi Facebook, cioè come ti si trova? Perché poi alla fine dice vado su Facebook, cioè dove devo digitare per trovare le tue storie? Allora, io le ho scritte su Sei di Vortici, che è un gruppo, Sì. e su Vortici Identitaria, sono i due gruppi. Adesso devo dire che mi sto allargando anche a San Sebastiano, al Vesuvio ed Ercolano, e anche in questi due gruppi sto pubblicando. E quindi attraverso i gruppi, insomma, si trovano I tuoi i iscritti. Per capitoli, sì. il momento ti ringrazio, sono molto Grazie curiosa e concludo perché ho alzato sul rosso perché c'era un po' di corrente e quindi questo telo rosso sul quale noi abbiamo aperto ogni tanto si sollevava e allora io sono andata un po' in alto perché insomma si poteva vedere qualcosa di più di te. E adesso però io concludo come ho iniziato la parte inferiore del tuo corpo. E aspetto nuovi iscritti, come ho detto ti seguiremo e grazie per la tua disponibilità e a te. soprattutto per la bella storia che ci hai fatto leggere. Grazie.